Le tue mani sono blu! Ti ripeto la domanda, le tue mani sono blu! Le tue mani sono blu! Ti ripeto la domanda, le tue mani sono blu! No! E cominciai a piangere. Prima in silenzio, credevo fosse un fastidio. Poi divenne più intenso. Sentii la gola dilatarsi, i polmoni aprirsi, i muscoli abbandonarsi sconfitti, le spalle cedere. E piansi, piansi. E quei bastardi sorridevano e si davano gomitate sotto al banco. La pazza cedeva! Adesso finalmente avrebbe fatto vedere loro quei demoni che nasconde dentro. Del resto, gli stessi che l'hanno accompagnata fino a qui. Non c'è nessun coniglio, ripeteva mio padre. Lo devi capire che non c'è nessun coniglio per tornare a vivere. Ma il coniglio c'è. Sei qui. Appunto. Non mi sono fatta niente. Dopo una caduta del genere, non mi sono fatta niente. Credi, il dolore verrà col tempo. Che storia è questa? Quando mai se cadi senti il dolore dopo? Sei ovattata, distante. Non mi sembra. C'è odore d'oblio da ogni parte ed io non sento alcun dolore. Le mie mani sono blu? Ti ripeto la domanda, le mie mani sono blu? Le mie mani sono blu? Ti ripeto la domanda, le mie mani sono blu? No! Le mie mani... Grazie. È tardi, povero me! Sono in ritardo, devo andare, è tardi, sono in ritardo. Sono in ritardo, è tardi, devo andare, sono in ritardo, Dove devi andare? Rispondimi, ti dico! Non posso, la storia non andrebbe avanti. Sì, invece, anche se mi dici dove stai andando, io ti seguirò lo stesso. Sono curiosa, lo sai? Che interesse può avere un libro senza alcuna figura? Un lungo cunicolo. Tante porte chiuse a chiave. Un tavolo con una chiave piccola. Troppo piccola per ogni porta. Tranne che per una minuscola, nascosta dietro una tenda. Non posso entrarci, anche se la apro. Stupida, stupida! Che cosa credevi? Che prendendo ancora qualcosa saresti guarita? Non mi rendo mai conto delle conseguenze. E adesso come faccio? Non posso più farcela senza niente! Stupida, stupida! Non potevi prendere qualche altra cosa, non saresti guarita! Basta adesso piangere! Basta! Tu non sei una bambina, sei una donna fatta! Non è vero! Non sono riuscita a crescere! Ogni cosa che ho desiderato l'ho fatta! E le conseguenze le ha pagate qualcun altro per me! Adesso che sono io a dover pagare, non so da dove iniziare! Basta, adesso piangere, basta, basta. Oh, povero me, la duchessa si arrabbierà moltissimo se non arriverò in tempo. La duchessa? A cosa c'entra la duchessa? Lo sai, la duchessa c'entra sempre. Le mie mani sono blu? Ti ripeto la domanda, le mie mani sono blu? Le mie mani sono blu? Ti ripeto la domanda, le mie mani sono blu? Sì. Le mie mani! Scampata l'oblio dovrei cercare di tornare indietro. Ma come faccio a risalire dal tronco da cui sono caduta? È troppo alto, è troppo difficile. Non posso fare altro che andare avanti. Devo attraversare la piccola porta ed entrare in quel giardino che fino adesso ho solo immaginato. La chiave è ancora sul tavolo e tutte le lacrime che ho versato sono diventate un fiume salato nel quale adesso nuoto per non affogare. Ah, se non avessi pianto tanto. Ricominci. Ricomincio. Sì, ricomincio. Perché hai qualche problema? E che cazzo? Tutti mi ammorbano con le loro paranoie. Perché io non posso? Oh sì, io posso. E ti spappano la testa ripetendotela all'infinito. Sì, ricomincio. E ora voglio vedere chi è che mi deve dire qualcosa. Porca puttana! Quando devo stare lì a sentire, ad annuire, a capire, cazzo, capisco sempre. E allora va bene. Io ricomincio tutte le volte che voglio. E non voglio rotti coglioni! Le mie mani sono blu! Ti ripeto la domanda! Le mie mani sono blu! Ti ripeto la domanda! Le mie mani sono blu! Sì. Ti ripeto la domanda! Sì. Grazie. Da parte. Desidero te.
baciarti notte e giorno. Ciminiera. A volte inghiottirei il tabacco, morderei le sigarette per assimilarne direttamente la nicotina. Mi sono aggrappata all'unica perversione concessa. Se uno è nervoso fuma. Gli occultiamo la realtà solo perché l'accettano tutti. Come il grasso che fa male, come il sale, come il fritto. Solo che certe cose non ti scuotono la testa, il fumo sì. Così se loro possono scegliere l'incoerenza posso farlo anch'io. E fingo mettendo su me stessa, omettendo pensieri orribili. E chiudendo proprio quelle porte che devono essere aperte per risolvere il problema. Tu hai un problema! Hai ragione, tuo coniglio mio, hai sempre ragione. Io mi vergogno di quello che sono e non darò alcun disturbo. Ma, signorina, deve andare al colloquio privato con il direttore. Bisogna accertare che lei sia uscita dalla fase di astinenza per poter cominciare il programma. Sono adesso un maliculo! Frase ambigua per gente ambigua. Il direttore, quel cretino che sorride. Che cazzo ci sorride in questo mare di assurdità? Poi altro che sorridere. È una belva che non guarda in faccia a nessuno. Vuoi mettere? Prova a dirgli che certe cose sono allucinanti. Che è vero che ho fatto degli sbagli, ma che questo è troppo. Noi che stiamo qui dentro non meritiamo niente. Ti è piaciuto il bombardamento continuo, adesso paghi. Il pagare essenziale. Una parola ripetuta all'infinito e ad ogni occasione. Gli stronzetti leccaculo, invasati dal programma, la salvezza, il tutto. Fagli qualcosa e guarda come cambiano idea. Io non parlerò, ma sarà un'altra quella che loro guarderanno. Io non fingo più, ho rispetto per me stessa. E non mi do in pasto ad un mucchio di gente confusa e incazzata. Come si sentono forti e capaci. Ti guardano dall'alto in basso come se loro conoscessero ogni tuo più intimo pensiero. Perché anche loro l'hanno avuto un tempo e adesso non li freghi. Spazzatura di quella vera. Tu non sai parlare, tu devi imparare di nuovo a parlare. Tu non hai pensieri, tu pensi solo a una cosa. Tu hai un problema. Un genio, come hai fatto a intuirlo? C'è un grande livello intuitivo da queste parti. Tutti sono talmente empatici con te che potrebbero benissimo indossare i tuoi vestiti e parlare come te e essere te! Neanche ti accorgeresti di essere allo specchio, di essere nello specchio. Di essere tu l'immagine riflessa e non quello che si fa. Il bambino ti sorride. Puoi essere certa di non essere cattiva. Trattalo male, il tuo bambino, se sto cruda, dagli le toghe. Lo fa soltanto il dirittino, perché ti dar fastidio, madre. Ti segno che il suino quanto il suo breve non ne ha. Ma si può cantare una mia mamma del genere di un bambino? Lei è pazza! Sì, sono pazza! Ti ricordi? Le due degli psicofarmaci e tu ridevi come una pazza e dopo bestemmiavi. Ti ricordi? Ti ricordi di quando ti dicevo che il mio bambino era l'unica cosa? Che era un mucchio di pasticcini in un mare di veleno? Dicevi di capirmi. Dicevi che se avessi potuto tornare indietro non avresti abbandonato il tuo bambino. Signori della corte, dovete capirmi. Non è che è un cammino giusto che io non voglio seguire. Me ne andrò per il mondo ricominciando da capo. Chiuderò le finestre della mia casa e respirerò aria nuova. Ti pentirai ogni giorno.